Venerdì 10 luglio, bentrovati con una nuova edizione del TG Estate di Cilento Channel. In apertura la cronaca, la comunità di Camerota piange la scomparsa prematura di Federico Giuliani. Il giovane farmacista ha perso la vita in un incidente stradale nella serata di ieri. Federico era in sella alla sua moto quando all'improvviso sarebbe uscito fuori strada, impattando violentemente contro un muretto. Le sue condizioni di salute sono apparse da subito molto gravi. È trasportato d'urgenza al nosocomio Vallese, è morto dopo poco il suo arrivo presso appunto la struttura ospedaliera. Dolore e sofferenza per chi lo ha conosciuto e non riesce ancora a rassegnarsi della terribile perdita. Tanti messaggi di cordoglio sui social per questo ragazzo, descritto come dal cuore generoso, solare e sempre disponibile verso gli altri. In serata alle 19 l'ultimo saluto al giovane Federico Giuliani. Cambiamo argomento. Uomo positivo nella città di Battipaglia a comunicarlo sul suo profilo Facebook è la sindaca Cecilia Francese. L'ASL ha prontamente avvisato il comando dei vigili urbani. L'uomo residente nella cittadina della Piana del Sele, di ritorno da un viaggio di lavoro, ha accusato sintomi riconducibili al coronavirus e per questo è stato disposto il tampone che ha dato esito positivo. Immediata la ricostruzione della catena dei contatti, ci tiene a sottolineare la sindaca francese. Ci spostiamo adesso ad Agropoli e non sembrano, insomma, placarsi le polemiche sulla riorganizzazione dei servizi ospedalieri presso il nosocomio agropolese da parte dell'opposizione, di sindacalisti e anche di cittadini del posto. Anche il gruppo Facebook Riapriamo l'ospedale di Agropoli, che in tutta questa situazione ha mantenuto alta la guardia sulla riattivazione del pronto soccorso e sui servizi attivi, in un primo momento era rimasto deluso dalle parole del governatore della Campania Vincenzo De Luca e del direttore generale dell'ASL di Salerno Mario Iervolino, ma nella serata di ieri alcuni membri del gruppo social hanno fatto visita alla struttura ospedaliera. Vi leggo la nota stampa, ecco, degli amministratori del gruppo Facebook. Cari amici, vi avevamo promesso che ci saremmo attivati da subito per capire se la presenza di questa mattina del governatore De Luca presso l'ospedale di Agropoli, degli impegni presi dello stesso avessero poi avuto riscontro. Alle ore 20:30 ci siamo recati presso il pronto soccorso e abbiamo riscontrato quanto segue. Il pronto soccorso è aperto H24, all'interno dello stesso operano presenti un medico rianimatore H24, un medico radiologo con radiologia H24, un medico per il laboratorio di analisi H24, due medici internisti H24, due infermieri H24. Non era presente il medico cardiologo, ma ne sono presenti tre che nelle prossime ore prenderanno servizio. Ricordo che ne sono stati reclutati 10, 7 andranno ad operare presso la struttura di Vallo della Lucania, gli altri tre presso il pronto soccorso di Agropoli. Ma vi terremo tempestivamente aggiornati su quando realmente saranno presenti, fanno sapere dal gruppo. Per quanto riguarda invece le sale operatorie, per i piccoli interventi chirurgici con altrettante sale risveglio, il reparto Week Surgery con 12 posti letto per garantire la degenza temporanea, la terapia intensiva con 6 posti letto, altri 29 saranno a disposizione del reparto Covid, divisi tra terapia intensiva, subintensiva e degenza. Vi daremo conto nelle prossime ore anche di questo. Ricordiamo inoltre che presso il presidio già funzionante una struttura per pazienti in stato vegetativo o di minima coscienza, con 6 posti letto già funzionanti, con degenti e personale, anche questi da ampliare ad 11, manca solo il personale, un infermiere e due OS, e 20 posti letto di medicina generale da ampliare per affrontare l'emergenza estiva. La nostra preoccupazione continuano era quella di non avere avuto la necessaria informazione circa i nominativi del personale medico attualmente impiegato e che nelle prossime ore prenderà servizio nel nosocomio agropolese. E dunque la legge 241/90 prevede la espressa trasparenza degli atti amministrativi.
ne prevede quindi l'accesso. Ci stiamo attivando affinché possiamo rendere pubblici tutti gli atti posti in essere relativi al personale medico impegnato, mancanza di cui abbiamo dato denuncia e che ribadiamo necessari al fine di poter capire se tutti gli impegni presi vengano soddisfatti. Appena ne avremo possesso, li renderemo pubblici. Ricordiamo che il pronto soccorso non è attrezzato, ci tengono a sottolineare gli amministratori del gruppo, per i pluritraumatizzati e per le persone vittime di infarto o problemi cardiocircolatori. In caso di emergenza è consigliabile portare queste persone direttamente alle strutture di Vallo, Eboli o Battipaglia, al momento sicuramente più attrezzate. E restiamo sempre ad Agropoli, riorganizzazione appunto dei servizi ospedalieri, arriva invece la soddisfazione dei sindaci Adamo Coppola e Franco Alfieri. Sentiamo. Sulla questione ospedale civile di Agropoli, dopo le critiche, i malcontenti e le rivincite, c'è invece chi è soddisfatto per questo nuovo inizio, come il sindaco di Agropoli, Adamo Coppola, e il sindaco di Capaccio, Pestum, Franco Alfieri. Oggi è una giornata particolare, dichiara Adamo Coppola, sindaco di Agropoli, che giunge dopo tanti anni di attesa. Abbiamo lavorato silentemente, prendendoci spesso, troppo spesso per la verità, in questo lasso di tempo trascorso, schiaffi che non meritavamo. Come diceva giustamente il direttore, si tratta di un pronto soccorso medico che consenta a questa ospedale di entrare nella rete delle emergenze, è in grado di soddisfare il grosso delle necessità per quel che riguarda le emergenze stesse e quindi dà soddisfazione a noi, soddisfazione alla nostra città, e per questo motivo veramente oggi siamo tutti quanti molto felici. La città non è presente, il presidente qua, però vi posso garantire che c'è un clima diverso, di grande soddisfazione, di grande, come dire, riconoscimento nei suoi confronti, quindi gliela voglio testimoniare perché è così. Quindi il suo grande lavoro che ha fatto in questi mesi per combattere il Covid, che continua naturalmente, perché naturalmente come lei stesso dice la battaglia non è finita, prosegue, ci inorgoglisce ancora di più per aver ridato dignità alla nostra città. Oggi è una giornata speciale per tutto il territorio dell'Alto Cilento e della Piana del Sele. Torna finalmente in funzione l'ospedale di Agropoli, sottolinea invece Franco Alfieri, sindaco della città dei Templi. Ero sindaco della città di Agropoli quando dovemmo assistere, non senza lottare, alla chiusura del presidio, sacrificando a logiche politiche, per fortuna consegnate, a un passato che non tornerà. Oggi apriamo una struttura sanitaria, ma in questo territorio chiudiamo definitivamente una ferita. Grazie Presidente. Anni di mortificazione, anni di rassegnazione, anni di schiaffi, soprattutto noi negli enti locali, prima a me, poi ad Amodoro. E tu fai bene a ricordare quelle catene, perché qua non ci sono limitati, caro Presidente, a chiudere l'ospedale. E che c'entrava l'ospedale nel 2013 con il laboratorio di analisi, con la radiologia, iniziano le catene su tutto. Cioè ad Agropoli doveva essere cancellato il diritto alla salute. E qua, caro Presidente, abbiamo qualche gruppo di persone che fanno una canea quasi quotidiana, che pensavano di fare carriera politica sull'ospedale. E oggi mettiamo in un cartone con lo spago e li chiudiamo definitivamente. Grazie per questo, ma soprattutto grazie per aver dato dignità a questo territorio, per aver restituito un diritto, perché la Costituzione è l'unico diritto che lo descrive in una maniera assoluta, perché deve essere assicurato in tutti i territori. Ed ora invece ci occupiamo di un caso di mala sanità, purtroppo, che vede protagonista da 15 anni Arianna, nata sana ma che oggi è tetraplegica. I genitori chiedono giustizia ed è iniziato per loro lo sciopero della fame. Ce ne parla la nostra corrispondente da Salerno. Sentiamo.
Giustizia per Arianna sono le parole che campeggiano sullo striscione srotolato questa mattina dinanzi all'ingresso della Corte d'Appello della città della giudiziaria di Salerno dai genitori della giovane cavese Arianna Manzo che hanno iniziato lo sciopero della fame. Nata sana 15 anni fa, oggi tetraplegica, sorda e ipovedente, è stata riconosciuta dalla giustizia vittima di mala sanità in seguito ad un ricovero per una bronchiolite alla tenera età di 2 mesi e mezzo. Un percorso giudiziario durato 9 anni, poi la condanna emessa lo scorso novembre, che vede imputato l'ospedale Cardarelli di Napoli, che dopo il primo giudizio ha fatto per opposizione ricorrendo in appello. Con amici e parenti, Eugenio Manzo e Matilde Memoli, con la giovane Arianna in carrozzella, hanno esposto questa mattina dinanzi al Tribunale di Salerno uno striscione con la scritta «Giustizia per Arianna». 3 milioni di euro riconosciuti come risarcimento in primo grado, un errore medico. Per l'avvocato Mario Cicchetti, il comportamento dell'ospedale Cardarelli di Napoli è inaccettabile. Dopo la condanna hanno deciso di non onorare la sentenza. Siamo certi però che la Corte confermerà la condanna e l'immediato pagamento, ha replicato il legale, mentre la famiglia ha fatto appello anche al governatore Vincenzo De Luca. Abbiamo vinto la causa di primo grado a novembre. Adesso il Cardarelli il 25 giugno ha fatto un appello, si è appellato e hanno chiesto la sospensione dei pagamenti. E noi siamo qui proprio perché noi vogliamo giustizia per mia figlia, che se lo merita. Hanno sbagliato, l'hanno ridotta sulla sedia a rotelle. A quest'ora non dovevamo stare qui davanti al tribunale, ma bensì su una spiaggia a mare a prendere il sole come tutti gli esseri umani. Mentre siamo costretti ancora a correre per vedere una giustizia, perché merita giustizia, hanno sbagliato. Cioè, questa storia dura 15 anni, oggi Arianna ha 15 anni, ricordiamo però che cosa è accaduto 15 anni fa, la piccola aveva appena 2 mesi e mezzo, una bronchiolite, si va in ospedale. 2 mesi e mezzo era una bronchiolite, è stata ricoverata prima all'ospedale di Cavate Tirreni, dopo è stata trasferita a Cardarelli di Napoli. Cardarelli di Napoli è stata intubata e sedata per 45 giorni. Dopo 45 giorni è stata dimessa in buone condizioni generali, che aveva bisogno solo di fisioterapia respiratoria. Mentre quando siamo arrivati a casa e l'abbiamo portata a casa, dopo un giorno, 2 giorni, la bambina è diventata un pezzo di legno. Non mangiava più, gridava e piangeva in continuazione, non dormiva, perché noi abbiamo capito che c'era qualcosa che non andava e abbiamo fatto, invece di andare a fare i controlli a Cardarelli, siamo andati al Sant'Obono di Napoli. E lì ci hanno riscontrato, tramite un attacco cerebrale, ci hanno riscontrato il danno che ci hanno procurato. Atrofia cerebrale, cortica e sottocorticale. Oggi Arianna è tetraplegica, non sente, non parla, ci sono tante difficoltà che sono state anche acclarate dalla perizia medico-legale, da un processo che è durato 9 anni. Oggi c'è rabbia, perché questo è un errore medico a vostro avviso. Infatti, tanta rabbia, perché è stata accertata da una perizia scelta da medici del tribunale, che è stato un sedativo tiopentale, precisamente si chiama, che gli è stato dato per 14 giorni di seguito, colpendoci il sistema nervoso centrale, come infatti mia figlia è stata sulla sedia a rotella, non mangia da sola, non cammina, sente pochissimo, vede pochissimo, sta avendo tanti problemi, si sta deformando con la schiena, con i piedi, non si mantiene in piedi, ha un'anca subulussata, ha un sacco di problemi. Noi adesso ci siamo scocciati di aspettare. Ad Arianna con il primo grado gli è stato riconosciuto un risarcimento danni di oltre 3 milioni di euro, oggi ovviamente è tutto fermo perché c'è stato il ricorso in appello, Arianna dovrà essere sottoposta anche ad ulteriori interventi chirurgici, insomma il cammino è molto lungo e tortuoso e c'è bisogno ovviamente di soldi, voi chiedete solo giustizia. Noi chiediamo giustizia, ma giustizia, una giustizia vera, perché abbiamo veramente, sono tanti anni e siamo stati sempre zitti, sempre fermi, non abbiamo mai potuto parlare noi personalmente con un giudice. Adesso stiamo ancora aspettando dopo aver vinto una causa e non mi sembra giusto.
Dopo aver vinto una causa accertata per quello che gli hanno combinato, non mi sembra giusto aspettare ancora. È stata invece confermata la presenza della Guardia Medico-Turistica nel comune di Pollica, assicurata dunque l'assistenza medico-generica ai turisti e ai cittadini non residenti del comune di Pollica. Questo provvedimento, preso dal Distretto Sanitario 70 dell'ASL di Salerno, garantirà visite e prescrizioni mediche ed altri servizi anche a chi è in vacanza nel comune di Pollica. Il servizio è stato istituito presso il presidio CA ad Acciaroli in via San Giuseppe ed è già attivo e lo sarà fino al 31 agosto dell'anno corrente, da lunedì al venerdì, mentre nei giorni feriali dalle 8 alle ore 20. Le prestazioni per i residenti in Regione Campania saranno gratuite, mentre per i cittadini o turisti non residenti in Campania si richiede un pagamento di 15 euro per la visita ambulatoriale, 25 per quella domiciliare e di 10 euro per le prescrizioni farmaceutiche. Allora, ci fermiamo brevemente per dare spazio alle offerte commerciali, restate sintonizzati, a tra poco con le altre notizie. Le tisane di Zara. Prendersi cura di te è un'ambizione sana. Vai sul sito letisanedizara.com e scegli tra i tanti prodotti disponibili. Facebook Le Tisane di Zara. Info 333 90 26 266. Da oggi puoi prenotare online su www.bccbcc.it una videoconsulenza che ti consente di dialogare con la tua banca ed evitare di recarti in filiale. Usa Relax Banking per l'operatività sul tuo conto corrente H24. Centro polifunzionale Elysium, piscina semi-olimpionica, palestra, centro fitness con attrezzi di ultima generazione, pizzeria con ingredienti genuini e selezionati, sala bar. Centro polifunzionale Elysium, via Lento, Agropoli Salerno, info @elysiumforyou.it. Risarcimenti Italia, dal 1995 al fianco di chi ha subito un danno. Aiutiamo e tuteliamo i nostri clienti per fargli ottenere in tempi rapidi il risarcimento al quale hanno diritto. Risarcimenti Italia, via Mattine 5, Centro Le Torri, Agropoli Salerno. Villa Franca, a Domignano Scalo, per consentire a persone anziane di vivere in un ambiente controllato e protetto. Assistenza sanitaria 24 ore su 24, svolta da infermieri professionali. Villa Franca, via Cerreta 27, Omignano Salerno. Il gruppo Riflessi, con esperienza ventennale nell'abbigliamento e la profumeria, vi invita a visitare la nuova sede in via Mattine ad Agropoli. Abbigliamento uomo-donna per tutte le taglie, profumeria fornitissima delle più grandi firme. Gruppo Riflessi, abbigliamento e profumeria, via Mattine, Agropoli. Prodotti locali e nazionali di qualità e a prezzi molto convenienti. Non è una favola per bambini, è MD. MD. Passione, tradizione e competenza. Buona spesa Italia! Ben ritrovati in studio con il nostro TG Estate, la seconda parte appunto del nostro telegiornale. Restiamo sempre su Agropoli. Cittadini 5 Stelle ha accolto il ricorso sulla petizione Posidonia. Il difensore civico della Regione Campania, fanno sapere i cittadini 5 Stelle di Agropoli, ha accolto il ricorso avanzato da Vincenzo Autori, coordinatore del gruppo civico Cittadini 5 Stelle di Agropoli e primo firmatario della petizione popolare sulla rimozione degli accumuli antropici di Posidonia della spiaggia della Marina e della Licina. Nel mese di febbraio, fanno sapere, alcuni gruppi civici di Agropoli avevano raccolto tutte le firme necessarie per presentare una petizione popolare al sindaco, così come stabilito dallo statuto comunale. Dopo 3 mesi, con di mezzo anche il lockdown dovuto alla pandemia da coronavirus, nessuna risposta ufficiale è arrivata dall'amministrazione comunale, in barba dei centinaia di cittadini che con la loro firma prendevano una risposta convincente.
Il difensore civico, nella persona dell'avvocato Giuseppe Fortunato, ci ha dato ragione e ha invitato il sindaco di Agropoli a fornire entro 30 giorni dalla ricezione della presente chiarimenti in merito. Ora, al di là della risposta formale alla petizione, ci si aspetta che finalmente la questione arrivi in consiglio comunale o nelle rispettive commissioni consiliari e venga discussa in maniera seria e lungimirante, uscendo definitivamente da una gestione emergenziale che dura ormai da 15 anni. E adesso parliamo invece di scuola. Nei giorni scorsi la provincia di Salerno ha partecipato alla videoconferenza con il sottosegretario del Ministero dell'Istruzione, onorevole Giuseppe De Cristofaro, sulla definizione delle misure anti-Covid da adottare nelle scuole all'apertura prevista per settembre prossimo. È stata approvata la proposta avanzata dai nostri tecnici, afferma il presidente della provincia, Michele Strianese, in particolare da Angelo Michele Lizio, dirigente del settore edilizia scolastica e patrimonio. Ha inviato una nota al Ministero dell'Istruzione con la quale ha chiarito che gli alunni alla ripresa dell'anno scolastico dovranno indossare la mascherina solo in movimento, mentre da seduti decade l'obbligo di indossarla. In tal modo i banchi possono essere posizionati più vicini tra loro, consentendo di raddoppiare il numero di alunni che svolgeranno attività in presenza. La decisione risolve, fa sapere il Presidente, numerosi aspetti critici evidenziati dai dirigenti scolastici relativi al rispetto delle misure di distanziamento. E la giunta comunale invece di Capaccio Pestum, guidata dal sindaco Franco Alfieri, punta alla riqualificazione della stazione di Capaccio Rocca d'Aspide tramite un concorso di idee per la realizzazione di un nuovo ingresso per lo scalo di Pestum. Questa è la volontà appunto dell'amministrazione capaccese riguardo lo scalo ferroviario in passato ed anche oggi di grande importanza, che cambierà veste con un nuovo ingresso localizzato dove ora si trova la sede del consorzio di bonifica Sinistra Sele. Al fine di realizzare un progetto innovativo e che riguardi al futuro il comune di Capaccio Pestum, raccoglierà tutte le idee e le proposte che arriveranno per effettuare questo intervento in programma già da giugno 2019. Insomma, un importante progetto che grazie alle idee che perverranno potrà ridare valore ad uno scalo come quello di Pestum, servizio importante per la comunità. E adesso un servizio che arriva da Tor Chiara, musica e artigianato, quinto appuntamento nel comune cilentano. Vediamo. L'artigianato e la musica, nel pomeriggio di domenica 5 luglio, sono ritornati al Palazzo Baronale dei Concilisti di Tor Chiara, dopo il lungo periodo di sospensione dei concerti e più in generale delle attività culturali e sociali. Come per le precedenti quattro tappe di novembre, dicembre, gennaio e febbraio, è stato un successo per il quinto appuntamento di musica e artigianato, che vede il supporto della BCC Buccino Comuni Cilentani ad affiancare l'Associazione Cilento Domani Arte e Cultura Mediterranea, la Prologo di Tor Chiara, il Comune di Tor Chiara, Age of Audio Music Magazine, totguitar.it Guitar Magazine, il Bed and Breakfast Borgoriccio e l'Associazione Giovanile Vox Juvenum, nella realizzazione dell'iniziativa culturale dei mercatini artigianali e il Cilento International Music Festival Smart Collection. Nel pieno rispetto delle normative anti-Covid-19, le esposizioni artistiche del mercatino dell'artigianato, ampliato per la forte partecipazione che sta registrando, è stato collocato nell'ampio atrio del palazzo, dove hanno trovato vetrina i tanti pregevoli manufatti apprezzati dal pubblico che frequenta questo appuntamento mensile, caratterizzato dalla duplice valenza. Analogo discorso di sicurezza, con gli adeguati distanziamenti sociali, per l'apprezzato concerto della rassegna Smart Collection, promosso nell'ambito dell'International Cilento Music Festival dei maestri Angela Meluso, Luciano e Mauro Tortorelli, affidato all'indiscutibile ed applaudita bravura dei due artisti, Pasquale Vitale, chitarra, e Ilenia Cimino, flauto, che hanno eseguito per l'attento pubblico musiche di Cajazza, Castelnuovo Tedesco, Castered e Piazzolla. Ancora una breve pausa pubblicitaria per noi, a tra poco con la terza ed ultima parte del nostro TG Estate.
Fisiomedica, fisioterapia, rieducazione posturale globale, misura e prenotazione plantari ortopedici, ozonoterapia, tecar e laser terapia, elettroterapia antalgica, ecografie e visite specialistiche. Fisiomedica, via Nitti 1, Agropoli Salerno. Per ogni tua esigenza di spostamento, Cilento Rent. Noleggio auto, furgoni, scooter, biciclette, minibus da 7 e 9 posti. Cilento Rent. Ad Agropoli, Capaccio, Castellabate. www.cilentorent.com. Scegli BCC Aquara, la tua banca vicina, affidabile, conveniente e cooperativa. Da 42 anni al servizio di imprese e famiglie del territorio. BCC di Aquara, sede amministrativa sulla strada statale 18 a Capaccio Pestum. Le tisane di Zara. Prendersi cura di te è un'ambizione sana. Vai sul sito letisanedizara.com e scegli tra i tanti prodotti disponibili. Facebook Le Tisane di Zara. Info 333 90 26 266. Focus Point fa la differenza. Grif delle migliori marche. Riparazione occhiali. Pronta consegna occhiali graduati da vista e da sole. Controllo gratuito della vista. Centro applicazioni. Lenti a contatto. Focus Point. Via Alcide De Gasperi 22, Agropoli Salerno. Santo Mauro, azienda leader nel settore dell'edilizia con 2000 metri quadrati di showroom, i pavimenti e rivestimenti delle migliori marche, vasta scelta di arredo bagno, rubinetteria, igienici e accessori. Santo Mauro, materiale per l'edilizia, Capaccio Scalo Salerno. Psicofisico, studio di nutrizione e benessere, dottor Andrea Ricci, biologo nutrizionista. Si effettuano piani nutrizionali personalizzati. Studio di nutrizione e benessere, dottor Andrea Ricci, pagina Facebook, studio nutrizione e benessere. Convergenze, internet, phone, TV, energie. Ben ritrovati, terza ed ultima parte del nostro telegiornale. A Salerno la 32esima edizione del premio Charlot, sabato 11 luglio, il taglio del nastro. Vediamo il servizio. Da Sannino a Venditti, premio per il teatro a Vincenzo Salemme, è stata presentata questa mattina presso il Salone dei Marmi del Comune di Salerno la 32esima edizione del premio Charlot. La kermesse, che anche quest'anno si terrà tra il Cinema Teatro delle Arti e l'Arena del Mare di Salerno, offrirà al pubblico un cartellone ricco di appuntamenti che dal cinema spazieranno alla musica, dal cabaret al teatro. Il taglio del nastro ci sarà sabato 11 luglio con il concerto di Andrea Sannino, inserito nella programmazione del Sisan. Il giorno dopo, il 12 luglio, il Teatro delle Arti partirà con la rassegna cinematografica in onore di Federico Fellini nel centenario della sua nascita. Dal 2 agosto si ritorna all'Arena del Mare e si inizia con lo Charlot in tour. Tutto che è una 32esima edizione, è una cosa che ci fa onore e piacere, ma soprattutto che, come abbiamo abituato il nostro pubblico, cambia pelle il premio. L'anno scorso abbiamo detto che avremmo annullato la serata di gala e avremmo fatto invece spettacoli special. Anche quest'anno avverrà questo, ci sarà la rassegna con i comici, con ingresso gratuito, ci saranno gli spettacoli family show, ma ci saranno due serate importantissime dove ci sarà l'omaggio fatto al Festival di Sanremo con l'orchestra di Sanremo e con due grosse star che ancora non vi annunciamo. Il 5 agosto spazio alla musica con una serata Sanremo e Sanremo, che vuole raccontare 70 anni di un sogno, un omaggio alla più prestigiosa kermesse musicale, e per farlo è stato invitato un artista di grande fama come il maestro Leonardo De Amicis, affiancato da uno dei migliori autori di questi tempi, Paolo Logli. Sanremo e Sanremo, 70 anni di sogni, che cosa c'è da attendersi per quella serata? Sarà lei a dirigere l'orchestra? Sì, è un progetto ambizioso, calcolando i tempi che stiamo vivendo, però riteniamo che l'arte, la cultura, l'intrattenimento sia una cosa fondamentale per una società civile, per cui noi ci rimettiamo in campo. Sanremo ci ha regalato 70 anni di sogni, di canzoni, è la colonna sonora della nostra società. Cercheremo di rispettare questa memoria in un modo bello, con una buona scrittura. Il maestro Paolo Logli scrive
il copione, io mi occuperò della musica e racconteremo musica e parole questo bel viaggio. E ritorniamo ad Agropoli. Nei giorni scorsi la troupe di Linea Blu con la conduttrice Donatella Bianchi è stata ad Agropoli per fare riprese della costa. Il servizio incentrato sulla bellezza del nostro mare, le peculiarità della nostra costa, andrà in onda domani, sabato 11 luglio, a partire dalle ore 14 durante la puntata di Linea Blu su Rai 1. E dunque non perdete la puntata. Un cittadino di Agropoli vince 10.000 euro con un gratta e vinci di 5 euro. Il Cilento dunque continua ad essere baciato dalla dea bendata. Infatti questa mattina proprio nella città di Agropoli, presso il Tabacchi dei Coppi Valentino in via Dante Alighieri, un uomo del posto ha vinto 10.000 euro con un gratta e vinci da 5 euro, miliardario. Il lingotto d'oro presente nel biglietto gli ha permesso di vincere tutte le somme presenti, raggiungendo appunto la cifra di 10.000 euro. Una giornata fortunata per il cittadino agropolese e di soddisfazione anche per i titolari del Tabacchi. Non è la prima volta che presso l'attività commerciale di via Dante Alighieri ci sono vincite del genere. Ricordiamo anche che nel mese di dicembre, sempre nella stessa tabaccheria, vinsero 20.000 euro con un gratta e vinci da 10 euro, mega miliardario. E adesso vi facciamo vedere la rubrica curata dalla dottoressa Serra in salute, che oggi ci fornirà consigli utili per la corretta esposizione ai raggi solari. Carissimi amici, buongiorno. Eccoci di nuovo insieme, sono il vostro medico, la dottoressa Elvira Serra, e questa è la rubrica In Salute. La bella stagione ci porta ad esporci al sole, e il sole è una bellissima cosa, perché il sole migliora l'umore, è un antidepressivo naturale, migliora l'assorbimento del calcio nelle ossa e quindi ci fa molto bene esporci al sole. Però dobbiamo sempre ricordare che il sole può anche dare dei pericoli, soprattutto dà dei pericoli alle persone cosiddette di fototipo chiaro, cioè le persone che hanno la pelle molto chiara, gli occhi chiari, i capelli magari biondi o rossicci, sono più esposti rispetto alla restante popolazione a delle problematiche della pelle. E qual è la problematica della pelle peggiore? Il melanoma. Il melanoma è una malattia della pelle che in genere è una deterioramento di un nevo già preesistente, e quando soprattutto nella prima età, nell'infanzia, ci sono delle scottature solari su questi nevi, è più probabile che poi in età adulta possa verificarsi la formazione di un nevo che si trasforma in melanoma. Il melanoma purtroppo è una malattia dei giovani, è un tumore della pelle che colpisce molto di più i giovani, e purtroppo è proprio per la questione dell'esposizione al sole. Pertanto noi dobbiamo stare molto attenti, soprattutto chi è di un fototipo chiaro, che ha dei nevi cutanei sulla pelle, perché bisogna sapere che l'esposizione al sole va fatta in orari che vanno dalle 9 alle 11 e poi in orari che vanno dalle 16 in poi. Quindi dobbiamo evitare tutti quanti noi, non solo il fototipo chiaro, di esporci in queste ore in cui i raggi solari possono essere particolarmente nocivi. E poi dobbiamo ricordare la schermatura. Noi dobbiamo utilizzare delle creme che sono schermanti, in modo che non consentano alle radiazioni nocive di raggiungere la nostra pelle e di apportare dei danni. Quindi il consiglio che io voglio dare: fate tanto mare, perché il mare fa bene soprattutto in alcune ore del giorno. Gli orari di prima mattina e di tardo pomeriggio fanno molto bene per l'attivazione del metabolismo, soprattutto nei bambini, perché si respira il famoso iodio che in questi orari viene su dal mare. Per quanto riguarda l'esposizione dal sole, che ci fa tanto tanto bene, però stiamo attenti, curiamo la nostra pelle e facciamo attenzione a non esporci nelle ore in cui il sole
è cattivo perché i suoi raggi ci danno solo la parte negativa, ma stiamo attenti poi a schermare la nostra pelle con delle creme che abbiano una protezione adeguata al nostro fototipo. Io vi ringrazio per l'attenzione, come sempre sapete che scorreranno i miei numeri di telefono e quindi mi potrete chiamare per qualsiasi consiglio. Avremo un approfondimento sempre su questa tematica nelle prossime settimane. Io per il momento vi ringrazio per l'attenzione e vi attendo tutti alla prossima rubrica. Buongiorno amici! Bene, con la rubrica andiamo a chiudere l'edizione di oggi. Io vi ringrazio come sempre per averci preferito. L'appuntamento con la nostra informazione è rinnovato a lunedì. Vi auguro un buon fine settimana in compagnia dei nostri programmi televisivi. Arrivederci.